Un saluto da Gerardo Paterna per Rai TV. Oggi altra intervista a un giovane personaggio ma molto, molto importante nell'ambito della comunicazione e della divulgazione. Parliamo di Luca Mazzucchelli, psicologo, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, consulente editoriale, autore, eccetera, 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 che ringraziamo per essere intervenuto. Grazie a te Gerardo, e un saluto a chi ci sta seguendo e complimenti comunque Gerardo, perché insomma questa operazione coraggiosa ma necessaria tua e di Diego insomma è molto molto interessante. Grazie mille Luca. Allora Luca, cominciamo da una domanda facile: come vedi la categoria degli agenti immobiliari? Come li vedo? Con la cravatta, il nodo largo e... Sì, ok, questo è lo stereotipo. Esatto, la vedo così, quindi sì. La vedo con... ancora molte barriere fatte da questi stereotipi che rendono poi difficile l'accesso al grande pubblico. È una categoria, e in questo devo dire risuona e ritocca delle corde che purtroppo ho vissuto anch'io e vivo anch'io oggigiorno sulla mia pelle per la professione che faccio, una categoria ancora circondata da tanti pregiudizi e stereotipi. Quindi c'è sicuramente molto da fare, da provare a modificare anche a livello culturale nella percezione che la società di noi e anche della gente. E anche di noi. Ok. Allora, tu hai scritto un bel libro che si intitola Video Marketing aumenta popolarità ai clienti con i video online che facciamo vedere, perché voglio dire, è giusto rappresentare poi il lavoro anche dei nostri ospiti. Video marketing, sì. Aiuta a vendere? Favorisce l'affermazione del personal brand? Raccontaci qualcosa. Guarda, allora io mi sono avvicinato allo strumento video un po' per disperazione e un po' per passione. Sì. Un po' per disperazione perché nel 2004, quando mi sono laureato, sono entrato ufficialmente nel mondo dei disoccupati e ho capito che mi mancava un elemento per differenziarmi rispetto a quella che era la situazione intorno a me. E la crisi era tanta e quindi sono stato costretto a reinventarmi in un modo diverso, no? Quindi questa è un po' la parte di ispirazione, la passione, perché comunque sono sempre stato un po' molto appassionato, un po' smanettone su internet eccetera, e ho avuto così un po' l'intuizione di andare sul tema dei video. L'ho fatto perché per me divulgare è un'esigenza, per me è un bisogno. Io ho sempre avuto questa cosa importante. Io non sono mai stata una persona molto smart. Io per capire le cose già a scuola dovevo leggere, rileggere, facevo fatica a capire certe cose e quindi ho sentito un po' poi il bisogno di fare un'operazione di traduzione della mia materia da un gergo scientifico e accademico a uno un po' più pubblico, diciamo, e accessibile. E questo è il motivo per il quale ho iniziato a fare i video, non per vendere, ma per esplorare nuove strade, vedere un po' cosa succedeva, con curiosità e con voglia di far appassionare anche i non addetti ai lavori la mia materia. E quello che ho scoperto è questo, che quando tu fai un qualche cosa in maniera disinteressata per dare valore alle persone, in realtà poi quello che ti torna indietro è tanto, anche da un punto di vista di vendita. Quindi il video marketing serve a vendere, anche se non deve essere quello l'obiettivo iniziale, è più una costruzione sul lungo termine di una tua autorevolezza, di una tua reputation, quindi di un brand awareness, diciamo, che il video permette secondo me di fare in maniera molto forte, soprattutto oggi dove la comunicazione è soprattutto per immagini, dove la gente non ha tanta voglia di stare lì a leggere, ma un video lo puoi ascoltare o vedere mentre ti lavi i denti o mentre sei in coda alle poste. Certo. Parliamo di vendita. Sì. Il video aiuta a vendere, perché l'agente immobiliare, tu sai benissimo, certo, che deve vendere a tutti i costi. C'è poco da, no? Fare. Ecco, quindi la prima domanda è: ma col video acquisisco più clienti? Quanto fatturo? Quanto fatturo allora, col video? Esatto. Certo, no, capisco. Allora, il video serve a creare e rinforzare una relazione all'interno della quale tu sei un punto di riferimento per l'altro. Col mio canale YouTube ho costruito in pochi anni una community di oltre 60.000 persone che ruotano attorno ai miei canali social. Cosa vuol dire questo? Che mi entrano dei soldi, che c'è un abbonamento per partecipare alla community ogni mese e mi entrano 100.000 euro? No. Magari. Questa potrebbe essere un'idea, un'evoluzione di business. No, cioè, però vuol dire che sono un punto di riferimento per alcune persone e nel momento in cui queste persone
matureranno un'esigenza di aiuto, un bisogno che diventerà più concreto, molto probabilmente si rivolgeranno o consiglieranno agli amici che conoscono, che sono in questa situazione, di venire da me. E questo poi in effetti è un po' quello che succede. C'è un valore intangibile che è un derivato, diciamo, dall'attività dei video, e sono le tante opportunità che si aprono intorno a te. Io sono partito veramente con zero competenze tecniche, con delle aspettative molto più basse rispetto a quelle che poi sono verificate. Ero in università, leggevo una rivista che si chiamava Psicologia Contemporanea, che è dal 73 è la rivista che divulga la psicologia scientifica che in Italia, che oggi dirigi peraltro. E senza rendermene conto, praticamente dopo 3, 4, 5 anni che facevo i video, mi hanno chiesto di diventare direttore della rivista. Sono partito che non avevo pazienti e ogni giorno ricevo mail, richieste, contatti di persone che vogliono lavorare con me. Quindi capisco che è un po' un ribaltamento di paradigma difficile per chi deve chiudere una serie di contratti ogni mese, però bisogna vendere di meno e insegnare di più. I video sono uno strumento educational molto forte. Una volta che tu insegni a grandi platee, diventi per loro punto di riferimento su quell'argomento, quando avranno bisogno di entrare su quella nicchia, tu sarai il loro cicerone. Certo. Consiglio pratico per iniziare. Allora, da domani mattina c'è l'agente immobiliare e dice: benissimo, Luca, mi hai convinto. Benissimo. Da dove inizio? Allora, io suggerirei, laddove possibile, di creare un set fisso di apparecchiatura, quindi una telecamera, una macchina fotografica, sì, anche una reflex, okay, ma anche fosse un cellulare, no? L'iPhone può anche andare su bene. Su tre piedi, che stia fermo. Piedi, okay, che stia fermo, e lo lasci lì, fermo, in quell'angolo della stanza, di fianco alla tua scrivania. Guardi un attimo dietro com'è il contesto, com'è lo sfondo. Una luce che illumini bene il volto in maniera omogenea, non bianco di qua, nero di qua o viceversa, e un piccolo filo che esca dal cellulare o dalla reflex che porta un microfono qui. Questo è proprio l'ABC del setting. Microfono a 30 euro su Amazon. Ma sì, ce ne sono anche da 20, sì, cioè adesso non faccio marche, sì, però uno guarda le recensioni, certo, fa un mini investimento e ok. E dopo che il set è quello, che non devi montarlo e rimontarlo, ogni giorno puoi dedicare un'oretta a metterti lì, a scrivere un testo, a provare a dirlo davanti alla camera, poi a montarlo. All'inizio può essere anche un gioco, no? Lo fai vedere poi un po' agli amici, e più chiaramente lo fai, più diventi anche sciolto durante il video, eccetera eccetera. Chi mai comincia mai arriva, però questa è una certezza, e si tratta di decidere di dedicare io suggerisco un'ora al giorno, poi vabbè ognuno si organizza un po' come vuole, però in una fase iniziale per prendere dimestichezza. Io facevo così quando facevo l'educatore per 12 euro lordi all'ora, tutto il giorno, e decidevo che un'ora al giorno, invece che lavorare per la cooperativa, lavoravo per me. Rinunciavo a questi 10-12 euro al giorno e mi mettevo a scrivere i miei contenuti, mi mettevo a studiare i libri sul marketing, mi mettevo a provare a fare dei video. È un investimento che fai su di te, se non lo fai tu non vedo perché dovrebbero farlo gli altri. Certo. Quanto dura un video? Quanto deve durare un video efficace? Allora, in linea di massima l'attenzione è sempre più sfuggente oggi online, Snapchat adesso ti permette di fare video di 10 secondi, no? Quindi il tempo si riduce. Io credo che dipenda molto da quello che è il tuo obiettivo. Ad esempio, io ho diversi format, ho dei format che vanno 2-3 minuti, che è il minimo che io faccio, Snapchat permettendo, oppure ho dei format che sono anche delle interviste come questa, più di, certo, approfondimento, che durano anche mezz'ora ogni tanto. Questo perché perché io ho una specie di funnel, siccome io voglio parlare anche a persone molto diverse, a target molto diversi, certo, tra loro, io appunto a incuriosire con un video di 2-3 minuti, poi chi vuole di più può fare degli approfondimenti e andare ad ascoltarsi anche l'intervistona di mezz'ora, oppure può leggersi dei libri per avvicinarsi sempre più alla psicologia, quindi dipende. L'importante, io credo, è che ci sia sempre un certo ritmo, e che soprattutto si dice la mortalità di un video si decide nei primi 5-10 secondi, no? Uno guarda 5 secondi, decide se continuare oppure no. Quindi all'inizio provare a catturare l'attenzione con qualcosa di speciale, di particolare, di curioso. Certo, è un ottimo consiglio. Bene, e soprattutto, primo consiglio fra tutti, è
comparsi il libro. È per forza, se no dove vuoi andare. Questo può essere un buon inizio, sì. È uno strumento pratico, come dici tu sempre, c'è cioè sì. Poca accademia e poca accademia. Concretezza. Poco per smanettoni, anche perché l'algoritmo cambia, di Facebook cambia ogni mese e quindi Facebook Video è uno strumento fondamentale, quindi le cose per smanettoni cambiano spesso, ma ci sono delle cose che rimangono costanti. Queste cose che rimangono costanti rientrano, secondo me, all'interno del termine strategia. È una strategia pratica di contenuti, di come posizionarli, anche su come fare i video, ottimizzare i tempi, scrivere lo storytelling del video, ma anche una strategia mentale, perché io credo questo. Prima della preparazione tecnica, in tutte le cose, soprattutto nel campo del marketing, ma non solo, prima della preparazione tecnica c'è la preparazione mentale. E questo è uno dei motivi per cui un intero capitolo di questo libro è dedicato alla preparazione mentale, al tuo mindset per approcciarti esatto. A questo contesto. Benissimo. Luca, grazie mille, sei stato veramente una fonte inesauribile di ottimi consigli che sicuramente i nostri agenti immobiliari e chi ci segue su RTV saprà apprezzare. Quindi grazie, ringraziamo a te. Luca Mazzucchelli, che speriamo di avere presto nuovamente qui a RTV. Quindi da Luca e Gerardo un saluto a tutti e ovviamente buona lettura.